Michelangelo, presidente del comitato festeggiamenti di Monte Giorgio, che è una bellissima festa, diciamolo subito. Stasera un po' più frizzantina per il tempo, però il programma, diciamo il programma, che è notevole. Beh, il programma è notevole, sì, o perlomeno noi lo consideriamo tale. Castellina Pasi. Castellina Pasi domani sera, quindi invitiamo tutti a ballare, a venire in pista. Divertimento assicurato con il Folco Romagnolo. Assolutamente. La serata di domenica lo stesso, invitiamo tutti al ballo con il caffè concerto. E il lunedì invece, la serata di punta, avremo Emanuela Aureli. Che è una grandissima comica, Polignate. Sì. Ah sì? Non sì. Lo sapevo. Fa prima venire qui che andare a Roma. Che andare a Roma, meglio adesso così. Adesso con la superstrada. Meglio così. E chiudiamo invece la festa con Pier Massimo Macchini. Hermano d'eccezione. Hermano Doc. Che sì. Amiamo tanto perché gli piace pungolare noi marchigiani e ci si fa veramente ridere dalla mattina alla sera, perché è un nostro marchigiano anche lui e rappresenta bene le ansie, le difficoltà che in questo momento coinvolge la nostra regione, ma che supereremo per la grande tenacia che ci ha sempre contraddistingue. Penso che Michelangelo la pensi come me. Assolutamente sì, non bisogna mollare, insomma, soprattutto in questo momento. Bene, allora ringraziamo anche il parroco Don. Sì, Don Pierluigi, a corredo di tutti questi che sono gli eventi, diciamo, più importanti della festa. Avremo anche nella giornata del 25 aprile la passeggiata con l'Archeo Club di Monte Giorgio per visitare i luoghi più interessanti e culturalmente e artisticamente più validi del paese, quindi siete tutti invitati a partecipare. In occasione dello spettacolo di Pier Massimo Macchini ci sarà una pericena in piazza allestito dai bar locali, quindi di Monte Giorgio. E avremo in tutti i giorni della festa, a partire da domani, un torneo di calcio balilla umano. Molto bene, questo è il programma di Monte Giorgio del Comitato Festeggiamenti per San Giorgio. Ecco, questo, diciamo, è una bella festa che è stata sempre, non so quanti anni, ma comunque è stata sempre bella festa. Assolutamente sì, da moltissimi anni, è il patrono, quindi da sempre. Anche a Porto San Giorgio lo fai. Lo sappiamo, sono dei concorrenti. Concorrenti sbagliati. Della stessa provincia. Auguri da Monte Giorgio Cacionato.